Ciao amiche, siamo tornate a Now. Io sono super gasata di questo allenamento, ti dico perché. Perché ti ricordi o vi ricordate tutti i miei DVD di Donna Moderna? Erano basati proprio su questi allenamenti a 10 minuti. 10 minuti a blocco, 10 minuti di esercizi. E negli anni tanti di voi mi avete scritto dicendo Jimmy ha cambiato il corpo. Sì, bastano 10 minuti quando sono fatti bene, bastano 10 minuti quando sono fatti intensi, ok? E con questi allenamenti sono veramente intensi. Allora partiamo con interno coscia, cioè proprio assistito, uno squat assistito, divarichiamo le gambe come se stessimo facendo un plié in secondo dalla danza classica. E una volta che partiamo però non tocchiamo più per terra, cioè sulla sedia, non ci appoggiamo completamente, ok? E uno, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, le ginocchia sono sempre, non mi chiudere le ginocchia, non mi chiudere i piedi, se la portate le piedi frontali stai facendo uno squat classico, invece per l'interno coscia ci serve di avere le gambe divaricate, ancora facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Adesso prendiamo un cuscino, un pallone del nostro figlio di calcio, prendiamo qualunque cosa che crea spessore, ci permette di fare un vero e proprio pressione con le ginocchia. Cioè di solito in sala pesi c'è una macchina che te la permette di fare per fare i adduttori, noi la faremo con un cuscino, comunque premendo, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3 e tengo stretta, ok? Stringi più forte, perché noterete che il muscolo ha una tendenza di rilassarsi da solo, ok? Tu stringi, lui si rilassa, tu stringi, lui si rilassa. È come se tu potessi stringere ad infinito, ok? Continuiamo a stringi, finché senti che si tremano proprio nel nostro interno coscia. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stringi, poi questi sono esercizi da seduti che la potete fare di fronte al televisore, la potete fare addirittura anche in ufficio senza dire niente a nessuno, ti porti proprio un cuscino, lo fili da sotto sulla tua scrivania, lo metti mentre stai lavorando anche sulla scrivania, sai come ti rassoda l'interno coscia, boia, c'è una cosa pazzesco, ok? Sai, il trucco mio per tenermi in forma è di non perdere tempo, ok? Magari devo studiare, devo scrivere, mi metto a pedalare sulla bicicletta e lo faccio mentre sto facendo montaggio video per Now o quant'altro, metto l'elettrostimolatore anche, perché l'elettrostimolazione è un'altra cosa ragazzi, è meravigliosa. Ancora, 4, 3, 2, la cosa importante è di non perdere tempo, non perdere utile dilettante, state cucinando, buttateli sulla punta dei piedi, state in equilibrio mentre state girando il sugo, cioè è lì tutto il nostro lavoro. Adesso o pallone o cuscino tra i miei piedi, ok? Stendo le gambe, mi aggrappo sulla mia sedia e comincio a premere tra le caviglie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tengo anche gli addominali qua. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, premo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Volendo l'avresti potuto anche fare con le gambe per terra, ok? Se è troppo avanzato tenendo le gambe stese. Portiamo il cuscino dietro di noi, riprendiamoci sulla nostra seconda serie per la nostra interna coscia, il nostro squat assistita, divare con le ginocchia seguono il dito medio del piede, metto una mano proprio giù sulla sedia e comincio a fare queste plié, ok? 1, 2, 3, 4, spingo sul tallone. E sempre, quando state lavorando, provate di non pensare come sollevarvi, quanto come spingere verso basso attraverso il tallone. Dai, come sta andando? Fatemi sapere, grandi sorrisi, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Riprendiamo il nostro cuscino, o il nostro pallone, o il nostro
diciamo, resistenza, ok? La resistenza è qualunque cosa che riesce a creare spessore tra le due ginocchia e abbastanza elastico per mettere una sorta di spremuto, ok? Di spremere le ginocchia ancora. Otto. Spero che state sentendo proprio l'interno delle cosce che diventano più tesi, senti un po' di acido lattico, senti che stanno lavorando per voi. Ancora 4, 3, 2 e chiudo, tengo, 8, 7, 6, premi, 4, 3, 2, ancora e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, premi, 8, 7, 6, 5, come on, spingi, 2 e 1, facciamo 8, 7, 6. Ricordi che questi sono esercizi che puoi fare anche quando state facendo altro, leggendo un libro, lavorando al lavoro, lavorando sul computer, studiando su internet, facendo la vostra tesi di laurea, qualunque cosa, non perdete tempo, ok? L'ultimo esercizio di questa seconda serie è gambe tese con la nostra palla, il nostro cuscino tra le gambe e spingo, ancora, 4, 3, 2 e tienila trattenuto, 2, 3, 4, grandi sorrisi che state facendo, dai, quando noi facciamo una cosa per il nostro benessere dovete essere sempre orgoglioso di voi stessi, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Premo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Immagino adesso che cominciate a sentire bene il vostro interno coscia. Per fare la terza serie, partiamo, stessi tre esercizi, con intensità, divarichiamo, cominciamo a partire. Allora, ricordate che quello che è più efficace per tonificare i vostri muscoli sono gli ultimi esercizi, non i primi. Così, i primi sono di riscaldamento, il secondo sono di affaticamento, il terzo sono di sfinimento. Questo sfinimento è quello che noi chiamiamo proprio la finestra anabolica, perché è il messaggio che diamo ai nostri muscoli che si devono potenziare, si devono diventare più forti perché non ce la fanno più. Infatti il nostro fisico dice, non devo costruire niente qua, perché se voi disistete, smettete troppo presto, non arriverete a avere proprio uno scatto di miglioramento sulla vostra forma fisica. È importante arrivare qua al momento e dire no, non ce la faccio più. Quello è il momento migliore per avere un cambiamento positivo sulla vostra forma fisica. Ancora, quando si parla di muscoli, 3, 2, and relax. Ok, prendete il vostro cuscino o pallone. Se è una pallone del tuo figlio, magari sgonfio poco a poco perché voglio avere proprio questo spremuto tra le ginocchia, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, teniamo, tesa, schiaccia, sto lavorando, schiaccia, 2, 3, 4, 5, 6, di nuovo andiamo a molleggiamento, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimanete qua e schiaccio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dai, più forte ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e tengo con tutta la tua forza, come se stessi provando di stritolare, non lo so, qualunque cosa, proprio con quella ginocchia, stritoli, dai, stai facendo un bel lavoro, ancora, 4, 3, 2, e scivola tra le nostre caviglie, aggrappaci sulle nostre sedie e cominciamo a premere con la punta, ancora, 4, 3, 2, tengo la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo tengo, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 e 2 e stop. Ragazzi, eccellente, avete fatto un lavoro pazzesco per le vostre interne cosce.
Sono super contenta di lavorare con voi. Ricordate sempre che questi esercizi possono essere fatti in ufficio, possono essere fatti la sera di fronte alla televisione, perché noterete, sì, sentirai tanta stanchezza, ma non sudi troppo. Ok, dopo ti vai, ti fanno un tamponamento in bagno, continuate la vostra giornata. Ricordate che prima che riesci a fare il tuo allenamento, più facile è il resto della giornata, perché hai lavato la coscienza ed è molto importante, perché poi affrontiamo il resto della giornata con un verbo, un vigore, una positività diversa. Ti aspetto con il prossimo allenamento insieme qui su Now e continua con una giornata figliottosa, ok? A dopo!